l'anno scorso ho detto premiare le aziende facile, premiare gli agenti è un po' meno consueto, ma noi, siccome questo evento è per gli agenti, vogliamo premiare gli agenti. Li premiamo sulla base di cosa? Della loro esperienza, di ciò che possono dare a titolo personale a chi ci sta ascoltando, quindi esperienze concrete e pratiche. E, quattro categorie anche quest'anno: comunicazione influente, posizionamento nel mercato del lusso, capacità di reclutamento, specializzazione. In ordine sparso, e poi ve li presento, comincio a chiamare Elena Malquati sul palco. Alessandra Di Toro e Fabio Burlando, tutti sul palco. Eccoli qua, così vi voglio, dai, belli caldi almeno. Allora, intanto grazie per la disponibilità, ecco, di tutti. Allora, sto nei tempi, prometto, Elena Malquati, partiamo subito da te. Allora, due agenzie, una a Novara, una a Milano, un team di 15 persone, vi occupate di residenziale, commerciale, logistica, ma anche di rigenerazione urbana con Reinventa. Soprattutto questo, una comunicazione fatta di contenuto, di video professionali, ricercati, aggiungo, che hanno generato un impatto sul territorio e nel web significativo. E quindi la domanda per te è: in quale modo curare la comunicazione ha migliorato la percezione del tuo brand e quale consiglio daresti agli agenti immobiliari che si trovano al giorno zero della loro comunicazione? Grazie Gerardo. Gerardo mi ha detto hai 3 minuti di tempo per rispondere alle mie domande. Io avrei potuto anche tacere per 3 minuti. E voi cosa avreste pensato? Poverina è timida, non si è preparata, è incompetente, non ce la fa. Ecco perché generare un vuoto comunicativo lascia spazio all'interpretazione. E spesso l'interpretazione viene data in un'accezione negativa. E quindi perché non riempire noi questo vuoto comunicativo con dei contenuti di valore? Una volta che abbiamo identificato il cliente con il quale vogliamo parlare, una volta che abbiamo identificato cosa vogliamo dire a questo cliente, perché lo sappiamo che non possiamo parlare con tutti i clienti nello stesso modo, dobbiamo decidere con che mezzo di comunicazione arrivare a questo cliente, e Rudy prima ci ha aperto gli occhi. Allora poi, ecco, qui i consigli che posso dare, quali sono? Pianificate in maniera chirurgica, come una testata giornalistica. Vi faccio il nostro esempio. Noi abbiamo la pianificazione per i prossimi 40 giorni. Noi facciamo le foto di Natale a settembre, tutti gli anni. Io so già quale sarà il nostro hashtag di gennaio. Quindi noi sappiamo già tutti i giorni cosa comunicare al nostro cliente. Circondatevi di professionisti, non delegate, basta, circondatevi, ma sporcatevi le mani, mettetevi al tavolo con loro, dovete decidere insieme che cosa fare della vostra attività. Noi ad esempio abbiamo 2 copy, una super grafica, abbiamo un fotografo, un videomaker, una persona che si occupa solo di sponsorizzazioni, una persona che fa landing e una persona che pubblica sui social. E ci confrontiamo settimanalmente con questi professionisti. Metteteci la faccia, mettetevi in gioco. È chiaro che è difficile piacersi, io non mi piaccio mai, tendenzialmente non riguardo i miei video perché poi tanto trovo sempre qualcosa che non va e invece chi se ne frega, non mi piaccio io ma la cosa deve funzionare, devo mica essere bella, devo essere efficace, deve essere una cosa che funziona. E poi, detto anche da Riccardo, basta dire al cliente voglio venderti il 3 locali, voglio venderti la villetta. Parlate di voi, delle vostre storie, delle storie dei vostri colleghi, del vostro team, magari anche delle storie dei vostri clienti, oppure delle storie delle case che proponete. Anche le case hanno una storia. E poi arrivo alla fine. Non abbiate paura di sbagliare, perché non succede niente. Mettersi in gioco è assolutamente fondamentale.
La prima domanda che mi hai fatto è: che cosa mi ha portato una comunicazione di valore? Mi ha portato a essere un punto di riferimento nel mercato locale, ma anche un punto di riferimento nel mercato nazionale per la mia zona di competenza, e quindi a far crescere quelle che sono le collaborazioni, cosa nella quale io credo tantissimo. Ma non solo, mi ha portato anche a non cercare più il cliente facendo le citofonate ai campanelli o il tacco suola, ma è il cliente che sceglie me, è il cliente che dice sì, sono in linea con il tuo stile, ti scelgo, e quindi arriva. Ecco, potevo anche non prenderla l'arancia, e quindi ho accettato il rischio di sbagliare, l'ho presa, grazie Arianna, ma questo cosa significa? Che posso anche permettermi di non piacere a qualcuno, ma perché mi devo precludere il fatto di piacere a molti altri? Grazie, grazie. Allora, è tutto vero, è chiaro che loro sono strutturati, quindi magari l'idea è: ma io lavoro da solo, un socio, così, ma diciamo che l'importante è pianificare, partire dal giorno zero, un passetto alla volta, le cose si riescono e si possono fare. E non abbiate paura di sbagliare, perché l'imperfezione sappiate che è molto gradita al pubblico, perché indica verità, ecco. Francesco Gentili, allora, ti occupi di immobiliari di lusso da molti anni. Torniamo quindi al lusso, quindi da Verona al Lago di Garda. Le proprietà che tratti sono scenografiche, basta andare sul tuo sito e quindi sappiamo, insomma, che cosa tratti. A queste tu affianchi l'attività rivolta a grandi investitori nel settore turistico e dell'hotellerie. Allora, anche per te una domanda duplice, no? Qual è il percorso che permette all'agente immobiliare di lavorare per davvero nell'immobiliare di lusso? E poi, vabbè, se sdrammatizziamo un po' e ci racconti un aneddoto che riflette, ecco, l'avere a che fare con una clientela alto spendente. Grazie Gerardo, grazie a voi che siete ancora qui, sì, nonostante sì, la giornata molto intensa e complicata. Mi è piaciuto che durante questa intera giornata si è parlato spesso di lusso, e che ha invitato personaggi che hanno potuto dare degli spunti molto interessanti anche a me, anche alla mia esperienza. Io non credo nei guru in maniera generale, e in particolare nei guru nel mondo immobiliare, quindi non ho la pretesa di dare dei suggerimenti, delle idee, ma magari vi racconto qual è stato il mio percorso. Io dopo 10 anni fa, più o meno 12 anni fa, ho deciso di, ed è partito da una scelta, di trattare solo immobili di alto profilo e di pregio, dopo una 20 anni di esperienza. E l'ho fatto bloccando la mia attività per quasi 8 mesi, girando l'Europa e quindi le città principali, delle principali capitali d'Europa, per vedere i colleghi come svolgevano questo tipo di attività. Quindi ho appreso e ho cercato poi di portare nella mia realtà, che poi è una provincia limitata, piccola, bella, affascinante, internazionale anche, Verona e il Lago di Garda, portare delle esperienze diverse. Ecco. Poi bisogna avere una preparazione ampia e non solo tecnica. Adesso ho ascoltato con attenzione cosa ha detto lei, e mi piace molto l'approccio comunicativo, organizzativo. Questo è il minimo che bisogna avere se si decide di trattare gli immobili di alto profilo, perché i clienti hanno delle esigenze molto molto importanti e vogliono avere un personaggio che sia al loro stesso livello, affidabile, che sia sincero, diretto e chiaro, e perché non hanno bisogno di perdere tempo e avere a che fare con persone che non gli danno valore. Quindi questa è un'attenzione che bisogna assolutamente avere. Ecco. E mettere al centro di tutta l'attività il cliente, non il risultato, perché spesso nell'attività, anche come la facevo io precedentemente, ero orientato ai numeri, cioè a ottenere risultati, incarichi, vendite. Ho proprio cominciato a ragionare in maniera diversa, ma a pensare al cliente, alle sue esigenze, e poi sono arrivati inevitabilmente i risultati. È un percorso difficile, poi bisogna inquadrare bene cosa si intende lusso, perché specialmente nel settore immobiliare molti usano questa parola in maniera impropria. Cioè, a volte viene determinato il lusso un immobile che ha un valore economico alto, ma non è uno solo dei fattori. Cioè, il valore principale è che quell'immobile deve essere esclusivo, deve avere delle esclusività,
e non è detto che il prezzo sia un fattore esclusivo, quindi deve avere delle caratteristiche particolari, deve saper trasmettere scarsità, necessità, cioè tutta una serie di elementi diversi rispetto alla una compravendita normale. Aneddoti ce ne sono molti, ecco, se si ha la fortuna di poter intercettare personaggi particolari. Come per esempio? Ma in modo particolare, recentemente ho assistito a una compravendita dove la cliente, che non era italiana, siamo arrivati a Rogito e non aveva gli assegni, non è arrivata con gli assegni circolari, ma con il libretto degli assegni e aveva la pretesa di pagare con un bancario. Si è cercato di fargli capire che non era possibile, insomma, sia il notaio che il venditore. Per quale importo? 1.700.000 euro. Okay. Ed era il saldo, quindi poi aveva già dato un autoacconto. E lei si è arrabbiata perché pensava che li mettessimo in discussione la sua capacità economica e ha pagato con la carta di credito. Quindi ha tirato fuori una carta di credito e ha pagato 1.700.000 euro con la carta di credito. Insomma, quindi... plafone limitato, il sogno è... Io è andato in imbarazzo, è andato a verificare, ha detto sì, può farlo. Bene, bene, grazie. Grazie a voi. Questo. Un applauso giusto, sì. Allora, alterniamo, arrivo da te Fabio, Alessandra Di Toro. Allora, 8 agenzie, Coldwell Banker, 5 in Puglia, 2 a Roma, 1 a Milano, un team di 80 agenti, tu sei un agente immobiliare di seconda generazione, la mamma è Valentina Bodini, che è da qualche parte, eccola lì, perfetto, che salutiamo. Allora, Alessandra, ti raccontano come una donna impegnata in ogni ambito di questa attività complessa, anche di gestione, insomma, stai prendendo le redini anche dell'azienda. Quindi, duplice domanda anche per te, come si sviluppa una efficace politica di reclutamento, ma soprattutto come trattenete i collaboratori? Innanzitutto, non sono 8, sono un po' di più. Io, guarda, sa che siamo a 13. Bisogna dire a Gigio di aggiornare il sito. Esatto. Ok. Gestionali sono. Ecco. Bene. È un'emozione per me oggi raccontare questa cosa, perché io la vivo praticamente. Ho iniziato a fare l'agente immobiliare in prima elementare, quindi la prima acquisizione l'ho fatta alla prima comunione, si può dire, quindi è da sempre che sto nell'immobiliare. E la nostra società, Gruppo Bodini, è la prima company in Coldwell Banker, quindi una realtà molto importante. Noi... I recruiting in realtà sono i nostri agenti a farlo, proprio perché nella nostra azienda si lavora bene, ci sono delle parole chiave che girano intorno al recruiting. Sicuramente la prima è la reputazione. Gli agenti che lavorano da noi, per me, mi hanno vista crescere, quindi sono da anni che stanno con noi. Puntiamo a farli lavorare in un ambiente sereno dove hanno la possibilità di crescere sempre. Mi piace fare l'esempio della nostra segretaria a Bari, che nasce segretaria e oggi è broker, quindi insomma si può toccare con mano all'interno della nostra azienda quanto si può crescere. Che dire? Questo crea fedeltà comunque, cioè voi lavorate sull'ampliamento del team attraverso il passaparola dei vostri agenti, che evidentemente si trovano bene perché comunque c'è un contesto. C'era un'analisi interessante fatta qualche mese fa in cui raccontava questa struttura di formazione che la principale ragione per cui un agente immobiliare abbandona il proprio broker è l'ambiente, cioè non i soldi, non quanto guadagna, ma l'ambiente. Quindi il fatto che abbiate costruito quindi un ambiente favorevole e accogliente, sicuramente questo è, diciamo, l'ingrediente, ecco, per creare fidelizzazione. Cioè, gli agenti rimangono con noi, sono anni che sono da noi, ripeto, abbiamo persone, si sentono parte di una famiglia, certo, quindi questo certo. È il principio fondamentale che secondo me ci diversifica rispetto alle altre aziende. Bene, grazie anche a te Alessandra. Allora, ultimo, ma non per importanza, Fabio Burlando. Allora, agente immobiliare di Genova con 25 anni di attività. 36. Ma 36, scusami, quanti anni hai iniziato? Avevo 20 anni. Ma sei così vecchio? Sì. Ok. Sono proprio giovane, ma li ho tutti. Ok, ti porti bene, complimenti. Allora, ti sei specializzato... Devo aggiornare anch'io il sito.
Sì, no, il profilo LinkedIn, sì, esatto, e l'importanza dei profili, no, LinkedIn, perché io ho preso le informazioni dandole per buone, ecco, e invece non è sempre così, quindi LinkedIn è da aggiornare. Allora, ti sei specializzato come property finder, quindi lato acquirente, anzi, lato acquirente, e listing agent, quindi per i venditori, quindi consulenza di parte, ecco. E ne hai fatto una consuetudine, tu lavori in questo modo qui. Due domande quindi anche per te. Quali sono i vantaggi che hai ottenuto facendo questa scelta, quindi abbandonando un po' quella che è, no, l'utopia della terzietà del mediatore, sono un po' provocatorio stasera, e quale consiglio daresti invece agli agenti immobiliari interessati ad adottare questa tipologia, questo modo di lavorare? Io ho analizzato il mercato durante la mia storia lavorativa e più che altro ho analizzato quelli che erano i rapporti con le persone, cercando di capire quali erano le esigenze, le necessità o le carenze che le persone manifestavano proprio nei rapporti con la mia attività da agente immobiliare. Ho capito che mancava un rapporto di affiancamento, proprio mettersi di fianco per cercare di risolvere i problemi. Mi sono messo un po' in contrapposizione con la mediazione, che però poi devo dire che in effetti non c'è miglior mediatore di chi nega di esserlo, perché la compravendita è un conflitto di interessi. Quello che io faccio, mi metto fisicamente di fianco al cliente, perché io ho l'abitudine in ufficio, quando ricevo le persone, che faccio le mie presentazioni, le valutazioni, tutto quello che comporta l'incarico, che può essere di vendita piuttosto che di acquisto, quando faccio il property finder, mi metto di fianco a lui per analizzare quelle che sono le carte, le analisi, gli schemi e tutte le varie cose, proprio per non mettermelo davanti. Ma quello che io cerco di fare è proprio di invitarlo a spostare la sua prospettiva dall'altra parte. Perché è vero che io faccio il suo consulente di parte, ma io devo aiutare il suo percorso, che sia la vendita, che sia l'acquisto, in modo che dall'altra parte chi deve soddisfare l'incarico, che è la cosiddetta controparte, abbia una panoramica gradevole che lo porti ad acquistare l'immobile che io ho acquisito dal mio cliente, o a trovare l'immobile che sia gradevolmente messo in vendita al mio cliente dal venditore quando faccio il property finder. Questo credo che sia essenziale. La consulenza di parte è una forma mentis che non è che la manifesti soltanto nel lavoro, è una cosa che io ho sviluppato negli anni anche proprio a livello personale di vita. Diego prima diceva che bisogna assolutamente formarsi, Diego Caponigo, è assolutamente vero. Io ho investito tanto tempo della mia vita personale e lavorativa a formarmi, ma principalmente proprio per capire quelle che sono le interazioni con le persone, perché è importante essere preparati tecnicamente sul nostro lavoro, ma è molto importante essere competenti per quelle che sono le competenze emotive per rapportarsi con le persone, perché sono un mediatore nel momento in cui la persona che deve soddisfare l'incarico che io ho ricevuto viene a me per concludere questa compravendita, quindi per mettere insieme le parti. Ok, velocissimo, la consulenza di parte secondo te stimola la collaborazione? La consulenza di parte non... Allora, come la faccio io? Sì. Nel senso che purtroppo è un problema che ho dovuto affrontare in questi anni. La collaborazione io la chiamo una chimera, perché parliamoci chiaro. Se io credessi di poter essere efficace per il mio cliente, specialmente quando faccio il property finder, puntando sulla collaborazione, non vado da nessuna parte. Quindi ho dovuto riformulare proprio il metodo lavorativo in modo tale che il mio cliente acquirente mi veda come suo consulente di parte, sostituendomi a lui in tutte quelle attività che lui dovrebbe fare, e anche andarmi a proporre a quelle agenzie immobiliari collaborative quando capita, ma anche con quelle che collaborative non sono. Quindi ho una strategia e dico al cliente: io sono il tuo consulente, devo affrontare il mercato per te, devo risolvere qualsiasi tipo di problema, qualsiasi immobile deve essere acquistabile, non possiamo mettere da parte perché non mi conviene quell'immobile, perché davanti a me ho un collega che non è collaborativo. Quindi a livello di compenso, perché poi parliamo di monoprovvigione, diamogli un nome, io ricevo un compenso dal mio cliente acquirente a latere e dirò al cliente che farò il possibile per
non fargli pagare il compenso dell'altra agenzia o di ridurla, ma che comunque è un costo che deve essere messo in gioco, perché altrimenti non riesco ad operare su tutto il mercato. Bene. Un altro punto di vista, quindi, per affrontare il mercato, sperimentare, magari trovare ognuno per sé la propria chiave, insomma, di volta per agire al meglio. Grazie, allora, prima di mandarvi via, consegna dei premi, fotografia di rito e poi gli ultimi 15 minuti. Allora, una alla volta, parto da Alessandra, dai. Allora, Alessandra, eccoci. Grazie. Qua, non farlo cascare, ok? Vabbè, è quella lì, mettiamoci qui. Fatto. Andata, grazie, grazie. Tocca a Fabio, vedi che... Grazie. È custode di questa cosa. Grazie. Grazie mille, grazie, grazie. Allora, Francesco, sì, sì, dai, prima Elena, dai, mettiti qui al centro. Grazie Elena. Ok. Niente arance per fortuna, dai, non potevo prendere, grazie. Francesco, dai. Francesco Gentili, anche a te grazie. Grazie a voi. Bene.